Allora, intanto ci dici il tuo nome. Chiamo Maria. E quanti anni hai? 4. E cosa ti piace fare? Disegnare, per esempio. Insegnare a fare i segni. Lo che había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo. Da cosa ti travesti, per esempio, a carnevale? Domani? Da Zorro. Da Zorro? E come mai da Zorro? Perché sì. Non merezco questo, perché... Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Quella che vi raccontiamo è la storia di Daniel, 6 anni, e Maria, 4, nati e cresciuti a Bogotà, in Colombia, dove hanno vissuto in una casa famiglia fino alla scorsa estate, quando hanno incontrato Luana e Vittorio, che sarebbero diventati la loro mamma e il loro papà. Luana e Vittorio, dopo aver capito che non sarebbero potuti diventare genitori biologici, hanno scelto di percorrere la via dell'adozione. Forte motivazione, capacità di passare dall'ideale al concreto, consapevolezza della propria storia. Con queste premesse, Vittorio e Luana si sono rivolti a SOS Bambino, l'ente vicentino che li ha accompagnati nel percorso adottivo. E, dopo un primo orientamento verso la Russia, hanno deciso che la Colombia sarebbe stata la loro meta. Tutto inizia nel 2005, ma prima dell'abbraccio con Daniel e Maria sono dovuti trascorrere 4 lunghi anni, periodo difficile, ma che non ha scoraggiato questa coppia, che ha continuato a tenere vive le motivazioni della loro scelta. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Beh, di fondo c'è stato un forte desiderio di genitorialità, che è quello che ha fatto partire il tutto, diciamo, sia con la decisione di avere dei figli a livello biologico, chiaramente, e poi con la scelta pian piano anche di pensare all'adozione come alternativa, non come alternativa, comunque all'adozione per concretizzare proprio questo desiderio di genitorialità che sentivamo dentro. Sappiamo che ci sono dei tempi poi abbastanza lunghi, per voi sono stati più di 4 anni, ecco, quali sono anche le difficoltà poi che si incontrano in questi anni e che magari portano un po' anche a uno scoraggiamento, se vogliamo? Ci sono dei periodi, diciamo, alterni. Ci sono dei momenti in cui c'è molto entusiasmo, c'è un incontro, c'è da fare un colloquio, c'è da fare qualcosa, allora ti dai da fare e partecipi, tutto con la finalità di arrivare al risultato finale, diciamo, se così lo possiamo chiamare. Però tra i vari incontri, tra le varie cose, ci sono anche dei momenti di scoramento dovuti al fatto che è comunque una cosa sempre incerta, cioè nessuno ti dà la sicurezza che riuscirai ad arrivare, cioè tutti ti dicono ok, ce l'ho fatta, quindi nessuno ti dice hai 50 e 50, tutti ti dicono ci arriverai, però già il fatto che ti mettano davanti un sacco di tempo di attesa ti porta anche a pensare le cose in maniera a volte negativa. Poi ripeto, è sempre a stadi alterni, dopo un po' di negatività riprende la positività perché senti magari belle notizie o qualcosa, qualcuno che amici che hanno adottato, che sono riusciti, e allora ti carichi e vai avanti. Luana, un parto biologico ha un'attesa di 9 mesi, l'arrivo di Maria e Daniel invece ha necessitato di 4 anni di attesa. Questa attesa di cosa si carica? L'attesa è snervante, nel senso che, come diceva Vittorio, ci sono momenti in cui sei proprio, non sei magari in contatto con nessuno che ha la tua stessa problematica, cioè sta seguendo il tuo stesso percorso, oppure non hai contatti con l'ente, e questo è logorante, nel senso che sei là, che aspetti e pensi quando arriverà il momento, quando non arriverà.
E nel momento in cui stesso in cui ti dicono, ti telefonano a casa e ti dicono guarda che abbiamo avuto una proposta, se ci incontriamo questo giorno basta, ti dimentichi tutto quello che hai passato e da lì riparti. E allora voglio proprio farti ripensare a quel momento e se ci riesci a trasmetterci quello che tu hai provato in quel momento. Guarda, io ero al lavoro quando sono stata chiamata dall'ente e mi ha chiamato dicendo signora, siamo quelli di SOS Bambino, io, che è l'ente col quale noi abbiamo fatto tutto il percorso e avremo una proposta, ci è arrivata una proposta di abbinamento per voi, se a voi fa piacere ci incontriamo quel giorno. E, guarda, sono stati 3 minuti di telefonata, non di più, perché tu gli puoi chiedere un sacco di cose, comunque loro non ti dicono perché cioè, devi comunque andare su. E non lo so, penso sia paragonabile a quando vai, sei pronta per essere in sala parto e partorire, insomma, cioè, per me è stata la stessa identica cosa. Se la genitorialità biologica è si inizia da una fusione e ci si divide, qua è il contrario, si parte dalle diversità e ci si incontra. Ci si incontra e si va avanti. Praticamente qui ci sono una coppia che incontra come noi una coppia di bambini. E dove noi abbiamo il nostro comportamento, il nostro carattere, la nostra quotidianità e dove loro, soprattutto loro, hanno la loro quotidianità. E noi quando siamo partiti dalla Colombia noi sapevamo, tornavamo nella nostra normalità, loro non lo sapevano, loro hanno lasciato tutto quello che fino a quel momento era certo per venire qui e non sapevano praticamente niente cosa li aspettava, quindi devi essere forte a sostenere loro e a volte sostenere anche noi. La preparazione delle coppie italiane è motivo di pregio nei confronti dell'estero, cui si deve aggiungere la disponibilità, spesso, ad accogliere bambini in situazioni difficili, per esempio già grandi o con problemi di salute. Eppure i tempi e soprattutto i costi dell'adozione sono spesso un freno per le famiglie che vorrebbero adottare uno o più bambini. Per sostenere le coppie che scelgono questo percorso, anche la Regione Veneto si è attivata, avviando 26 equip, una per ULS. Sono stati creati anche un sito www.venetoadozioni.it e il numero verde 800 41 30 60. Nella nostra regione gli enti autorizzati all'adozione internazionale sono 15. Nonostante ciò, negli ultimi anni è calato in Italia il numero di coppie che ha concluso positivamente l'iter adottivo, passando dalle 3.165 del 2008 alle 3.082 del 2009 alle circa 2.900 del 2010. Qualcosa nel sistema forse andrebbe rivisto. Intanto la lungaggine che comunque porta chiaramente a costi più elevati. C'è anche il fatto che, non so adesso se, aspetta meno dirlo o no, però a livello fiscale lo Stato non è che garantisca un aiuto alle coppie che adottano. Ci sono delle detrazioni, ci sono degli aiuti, però sul mare di denaro che viene speso l'aiuto è abbastanza minimo, sì. Però visto il numero di bambini appunto che attendono di essere adottati, forse sarebbe il caso che venissero snellite queste pratiche e che queste famiglie che si mettono a disposizione venissero anche un po' più sostenute, no? Sì, secondo me sì, che ci siano controlli è sacrosanto, nel senso che questi bambini hanno già delle esperienze, non possiamo dire che sono esperienze positive sicuramente, il fatto che snelliscano comunque con i dovuti controlli sulle persone ai quali andranno affidati. Sì, questo mi sembra che opportuno, sì, mi sembra opportuno che venga fatto. Vittorio, un'altra cosa, vi sentite una famiglia speciale o vi sentite una famiglia normale? No, noi brava, brava Maria, brava, hai letto nel pensiero papà. No, ci sentiamo una famiglia normale. Noi abbiamo fatto. Tanta gente potrebbe pensare, tanti dicono avete fatto del bene, noi non abbiamo fatto del bene perché siamo partiti da un bisogno nostro, prima di tutto. Poi il fatto che magari questi bambini abbiano un'opportunità in più rispetto a dove erano, io penso che qua possano avere delle opportunità in più, questo è nostro dovere dargli,
E quindi sì, comunque una famiglia normale, sicuramente. Sì. Perché no, supiste entender a mi corazón lo che había en él, perché no, tuviste el valor de ver quién soy. Perché no, ultima cosa, Luana, l'educazione dei bambini, il rapporto genitori-figli può essere diverso con dei bambini adottati o in realtà i valori e poi anche le dinamiche sono più o meno le stesse? Guarda, le dinamiche sono le stesse, cioè io ho riscontrato che loro due sono esattamente uguali agli altri figli dei nostri amici biologici. E i bambini adottati, secondo noi, le abbiamo sempre detto, hanno una marcia in più, nel senso che loro purtroppo sono dovuti un po' ad emergere, perché loro hanno già avuto, hanno già alle spalle un vissuto e spesso magari non è dei più felici. E quindi secondo noi, io e Vittorio le abbiamo sempre detto, i bambini adottati tutti, indipendentemente dai nostri, ma tutti anche quelli che conosciamo, hanno una marcia in più. È diverso perché, alcune volte è diverso perché magari loro tenderebbero magari ad arrangiarsi, e loro non hanno, loro tendono ad essere loro che si arrangiano nel difendersi, nell'essere loro, e invece piano piano loro devono invece fidarsi che hanno una mamma e un papà e che quindi in questo momento ci sono anche la mamma e il papà che si prendono cura di loro. La difficoltà forse è proprio quella, ma perché loro sono così, sì, l'istinto è quello di difendersi da solo, da soli. Luana, un messaggio tuo e di Vittorio, quindi insomma vostro, a chi è nella stessa situazione, magari è nel momento dell'attesa, ecco, di non scoraggiarsi. Allora, è difficile dare un messaggio positivo perché noi ci siamo passati, l'attesa è dura. L'attesa è durissima, però effettivamente, ripeto, nel momento stesso in cui si ha l'abbinamento si dimentica tutto. È però dura arrivare a quel momento. E il messaggio che ho è di continuare a lottare, perché poi comunque il risultato è eccellente. Cioè, io parlo come noi, come famiglia, noi comunque, nonostante ci siano state delle difficoltà, perché comunque ci sono delle difficoltà, però siamo contenti, cioè la cosa più bella che abbiamo fatto, insomma, è abbiamo finalmente raggiunto il nostro scopo, che era quello di creare una famiglia.